Amici sportivi a tutti, buonasera da Bruno Conte, ci troviamo a Lecce nei locali del Checco Pizza per una puntata di Sport Puglia. Oggi è il 21 luglio, il giorno in cui l'Unione Sportiva Lecce ha presentato la nuova campagna abbonamenti e le nuove maglie. Ne parliamo tra un attimo con Mauro Pantani alla mia sinistra e con l'avvocato Oronzo Valletta, uno dei primi tifosi della formazione giallorossa. Allora, le nuove maglie e la nuova campagna abbonamenti? Questa mattina sono state presentate entrambe le cose nei locali della Banca Popolare Pugliese, che sarà quest'anno tra i main sponsor assieme alla Mobi e alla Mazzei. Quindi il Lecce si consolida anche sul piano diciamo così economico e degli sponsor. Sentiamo l'avvocato Valletta, campagna abbonamenti con un leggerissimo rialzo dei prezzi ma anche tanti sconti per chi rinnova l'abbonamento, per chi storicamente concede ancora fiducia ai colori giallorossi. Beh sì, un leggero rialzo c'è stato e purtroppo i rialzi suscitano sempre malcontento, però io devo dire che insomma i primi due anni sostanzialmente questi abbonamenti sono stati regalati o comunque pagati a cifre simboliche. Non è che si potesse continuare così per sempre, prima o poi si doveva tornare ad un prezzo più o meno nella media. Diciamo che sono dei prezzi anche inferiori, se vogliamo, alla media. Certo, se vengono paragonati a quelli degli scorsi anni sono alti, però quelli erano dei prezzi per così dire promozione, mi pare che al terzo anno insomma è giusto che qualcosina in più ci sia, anche se purtroppo per le tasche del tifoso non è bello, però io credo che quest'anno come sempre chi veramente tifa Lecce non credo che guarderà poi alla fine ai 30-40 euro in più. Allora Mauro Pantani, per i vecchi abbonati una partita verrà a costare 4 euro, pensate un po', neanche appunto il costo di una pizza. 7 euro invece per chi si abbona ex novo quest'anno, ma ci saranno anche gli sconti famiglia, insomma tutto quello che riguarda una promozione. Allora Mauro, ti volevo chiedere, con la tua esperienza di ex calciatore e di grande cultore del calcio, secondo te il Lecce, dopo la mancata promozione, potrà ripetere il record di 9.000 abbonati raggiunto l'anno scorso oppure prevedi una diminuzione? Ma ci vorrebbe proprio che l'attaccamento alla maglia fosse un attaccamento superlativo, cosa che in questo periodo non vedo. Però sono convinto di una cosa, che se non faremo 9.000 abbonamenti io credo che arriveremo sulla metà degli abbonamenti rispetto all'anno scorso, perché la delusione dell'anno scorso è stata ancora superiore a quella degli anni passati, perché l'anno scorso abbiamo iniziato un campionato in maniera splendida e poi abbiamo rovinato tutto con la campagna diciamo acquisti di gennaio. Abbiamo una squadra che era una squadra funzionante, una squadra valida, ma ci siamo ritrovati a gestire un branco di ragazzi che con la stessa squadra che giocava una volta al mese. Cioè tu dici, ma squadra vincente non si cambia, si cerca di trovare quelli che sono i rapporti più giusti, più corretti tra i vari reparti delle squadre. Niente, noi ogni settimana avevamo una squadra, una formazione diversa. Quello è stato il grande errore secondo me dell'anno passato, ma non pensiamo più all'anno passato. Diciamo che quest'anno non sarà la campagna abbonamenti favolosa dell'anno scorso a darci la possibilità di far bene. Bisogna che questi ragazzi quest'anno trovino, attraverso anche la presenza di un allenatore nostro ragazzo, un allenatore a cui tutta la città vuole bene, trovino con questo allenatore un punto d'incontro importante. Bisogna che lo spogliatoio sia un autentico spogliatoio, non quello che è successo negli ultimi 4-5 anni. Oronzo Valletta, questa mattina, oltre alla campagna abbonamenti, lo abbiamo detto nei titoli d'apertura, sono state presentate le nuove maglie e c'è un ritorno un po' al passato, no? La maglia ufficiale, quella giallorossa, è un po' vintage perché presenta le strisce giallorosse molto sottili come un po' di anni fa. Io d'altra parte la mia prima maglia giallorossa mi fu regalata alla Befana del 65-66, una vita fa, ed era così, mio papà mi comprò questa maglia giallorossa che all'epoca aveva
le righe molto strette, e peraltro non ci sono solo le righe strette, ma c'è anche il colletto blu, ho visto così di sfuggita, ma mi è sembrato il colletto blu. A me piacciono molto le maglie col colletto, le trovo eleganti, le trovo un po' vintage, quindi essendo io datato mi piacciono di più. E quindi insomma mi piace questa maglia. Ma Mauro, ecco. Io che me la mettevo. Ecco, appunto, ti stavo per chiedere, Mauro, ma la maglia con le strisce sottili giallorosse era quella che indossavi tu nel Lecce? Io ricordo che avevo una maglia che era, diciamo, caratteristica. Lecce aveva sempre avuto questa maglia qui, quindi le maglie in Lecce le ha cambiate poi negli anni '80, e ha cominciato a fare nuove variazioni, ma il tema della maglia a strisce sottili è sempre stata la maglia del Lecce, insomma. Quindi un po' di emozione quando la vedrai in campo quest'anno. Io voglio andare subito al sodo. Secondo voi, poi parleremo degli acquisti già effettuati e delle partenze. Oggi, come sapete, la notizia ufficiale di Dumbia che ha firmato per il Livorno, ma la domanda che tutti i tifosi del Lecce si stanno facendo in queste ore è: Ledesma sì, Ledesma no? Allora, Oronzo, è difficile rispondere secondo te a questa domanda? Guarda, mi sembra una vicenda che continua ad andare avanti tra alti e bassi. Mi sembra strano perché comunque Ledesma è svincolato. Allora, io credo che... mi sembra di cogliere che forse non ci sia da parte di tutte le parti, scusa il giro di parole, tutta questa grande volontà, altrimenti l'accordo si trova. Non lo so adesso quali problemi stiano frenando la trattativa. Ho visto un post stamattina su Facebook di Ledesma che annunciava l'inizio del suo corso a Coverciano per prendere il patentino di allenatore. Mi sembra che forse Cristian stia optando per altre scelte, o comunque credo che se continuerà a giocare avrà bisogno di, insomma, di stimoli particolari. Probabilmente io adesso non so che discorsi si stanno facendo, però mi pare che vada un po' troppo per le lunghe con un calciatore che, ripeto, essendo svincolato c'è da mettersi d'accordo solo sull'ingaggio, quindi mi sembra che si stia temporeggiando un po' troppo. Allora, Mauro Pantani sull'Edesma, centrocampo del Lecce, chi meglio di te lo può analizzare visto il campionato appena finito? Secondo te Ledesma è funzionale ad una squadra che progetta la promozione al primo posto? Ecco, qual è il tuo giudizio? Ma io credo che Ledesma, un ragazzo che ha giocato fino all'anno scorso, ha fatto la massima serie, è stato anche convocato per la nazionale. Cioè, io credo che la verità è su Ledesma è una, è il modo con cui lui si approccerà a un ritorno in questa città. Lui, il suo budget, il suo ingaggio è un ingaggio elevatissimo che credo che Lecce non si possa permettere. Se lui dovesse continuare a giocare qui, evidentemente lo farebbe per un impegno morale, per un impegno affettivo, e io lo troverei una cosa fatta molto bene, perché poi la società potrebbe ricompensarlo in altro modo, altrimenti non c'è possibilità, diciamo le cose come stanno. Lecce non può permettersi di fare un ingaggio a Ledesma. Senti, è un centrocampo tutto tecnico con Mancosu, Costa Ferreira e Ledesma, tutto tecnico? Mancosu è un giocatore che ne vale due, perché Mancosu è un giocatore che quando è in condizione corre e gioca bene. Costa Ferreira è un giocatore che corre poco e gioca bene 2 o 3 minuti a partita, quindi voglio dire, la posizione di Mancosu va sempre rispettata. Quello che ha fatto Costa Ferreira qua, io vuoi sapere la mia opinione su Costa Ferreira? Allora, io ho giocato nella mia carriera, ho giocato anche nell'Entella di Chiavari. Allora, quando il Lecce prese Costa Ferreira, era il vicepresidente dell'Entella di quest'anno, che è rimasto un amico mio perché l'avevo, io insegnavo anche a scuola a Chiavari e l'avevo avuto come allievo, eccetera. Mi telefonò e mi disse: chi avete preso? Come devi dire, che si era fatta una puttanata gigante. Quella puttanata che lui mi aveva preavvertito, che se ne dica, che dicano anche certi giornalai che scrivono qui a Lecce, mi devi scusare, te non scrivi, scrivi anche te. Ma insomma, credo che su Costa Ferreira questi errori non l'hai fatti. Questo, ragazzi, e poi il modo
indecente come ha battuto il calcio di rigore in una partita che per noi era una partita essenziale, io l'avrei cacciato immediatamente, senza neanche prendere in considerazione niente, via, subito a casa. Quando si dice parlare senza peli sulla lingua, Oronzo, vediamo un po' se puoi fare la difesa d'ufficio come se fossimo in un tribunale adesso per Costa Ferreira. Dopo una requisitoria... A meno che tu non voglia raddoppiare la dose, non lo so adesso. Dopo una requisitoria come quella del professor Pantani, adesso è difficile per me fare la difesa. Poi il professor Pantani era una mezzala e quindi essendo una mezzala... io me lo ricordo il professor Pantani, non era mica male, in quel famoso 73-74 era un fior di giocatore, non so, a me devo dire che Costa a me non è dispiaciuto, anche se ovviamente rispetto l'idea di Mauro Pantani, io credo che sia un giocatore che ha un bel tiro sicuramente, mi sembra anche un giocatore tatticamente abbastanza intelligente, però poi diciamo anche che è capitato nel momento probabilmente di discesa del Lecce, no? Perché quando lui è arrivato qualcosa cominciava a non andare più, probabilmente lo si giudicherà veramente quest'anno e io spero che Mauro Pantani si sbagli e lo spero per il bene del Lecce. Un attimo, ma è bene che si dica le cose come stanno. Questo è un giocatore che non ha continuità durante la partita, cioè un giocatore che alterna 5 minuti sì e 5 minuti no. Questo tipo di giocatori, che era un po' come ero io, sono validi se nei 5 minuti sì possono far gol loro o fanno fare gol ai propri compagni di squadra, perché i propri compagni di squadra non è che nei 5 minuti no corrono anche per te sempre. Adesso che il calcio è diventato anche un calcio di corridori, non sono mica tutti disponibili a correre anche per te se te non gli fai vincere le partite. E siccome questo delle partite ce ne ha fatte vincere, anzi pareggiare una sola... Sei stato molto chiaro. Io... devo difendere la categoria dei giornalisti che tu poco fa, Mauro, hai definito giornalai, questo è un tuo parere naturalmente, ma è il pubblico a casa che deve definire un giornalista e valutare un giornalista. Per te, se le hai definiti così, varrà quello che hai pensato, però chiaramente, permettimi, devo difendere la categoria dei colleghi giornalisti. Cercano di fare ognuno quel che può. Io credo che i ragazzi giornalisti e anche i grandi giornalisti, le persone più grandi che fanno questa professione, come in tutte le professioni, cerchino di fare il loro. Poi ovviamente parlare di calcio è sempre... Non devono essere signori. Perché il giornalista è indipendente, è il giornalista che viene seguito, poi possiamo non andare d'accordo, non avere le stesse idee, ma se tu dici sempre le stesse cose a favore della società o a favore dell'allenatore, questi hanno difeso l'allenatore. Qui abbiamo a Lecce una squadra che ha difeso l'allenatore pur sapendo che questo allenatore ci portava alla deriva. Abbiate pazienza. Allora, di averlo difeso pure io, purtroppo non sono un giornalaio, io l'ho difeso, devo dire la verità, l'ho difeso fino alla fine, perché non lo so, perché la squadra faceva i punti, è vero che non si giocava granché bene, io ho capito che andava sostituito a Matera, perché a Matera era evidente che ormai fosse vittima della pressione, si fece espellere sicuramente apposta, ma non solo l'espulsione, dopo l'espulsione ci mise mezz'ora con la squadra in svantaggio per andare dalla panchina agli spogliatoi, era un chiaro segnale di resa psicologica. In quel momento anch'io fui del parere che bisognava cambiarlo, però durante il campionato sono stato tra gli stolti che lo ha difeso, perché vedevo che la squadra faceva i punti e quindi per me, se si facevano i punti, bisognava confermare chi li faceva. Allora, adesso vi devo chiedere della campagna acquisti fino a questo punto. Allora, Turchietta, Di Matteo, Di Piazza, Antonio Marino, Vicino, il portiere del 95, Michelaitis, il lituano, poi Riccardi e Valeri, che sono degli under, a fronte delle partenze di Dumbia,
Vinetò, Agostinone, Maimone e probabilmente anche, chissà, nei prossimi giorni potrebbero partire o sarebbero sul piede di partenza giocatori come Contessa o Vito Francesco, ma ancora questo non è sicuro. Sull'uscio c'è Ledesma, ne abbiamo già parlato. Allora, la campagna acquisti, Oronzo, sei soddisfatto, sei entusiasta di un acquisto in particolare? Brevissimamente, qual è il tuo giudizio? Guarda, io ormai non mi entusiasmo e non mi deprimo per nulla, per nessuno, anzi. Io adesso, d'ora in poi, aspetterò sempre il campo, perché secondo me è il campo a dover parlare. Noi l'anno scorso prendemmo un giocatore, Drudi, che non conosceva assolutamente nessuno. Secondo me è stato il miglior difensore che noi avessimo in rosa l'anno scorso. Viceversa, abbiamo preso qualcuno su cui si riponevano tante speranze e poi per un motivo o per l'altro questo qualcuno non è andato. Adesso vorrei fare così, ma non per metterlo dietro la lavagna, però il nome che mi viene in mente è quello di Don Romino. E ciò nonostante, io spero che Don Romino resti, perché è un calciatore che così a istinto mi piace, anche se l'anno scorso probabilmente non ha dato, tranne che nelle prime partite, quello che ci si aspettava. Però la morale della favola è questa, cioè secondo me la squadra va giudicata sul campo, perché parliamo di una squadra di Serie C, non è una squadra di Serie A che compra giocatori di Serie A sicuramente conosciuti e quindi giocatori che comunque tutti possono valutare. Sono giocatori di Serie C che potrebbero fare grandi cose come potrebbero far nulla, quindi io aspetto di vederli sul campo singolarmente e soprattutto come collettivo, perché poi un acquisto deve essere funzionale alla squadra e quello è l'importante, il resto conta poco, quindi io aspetto di vedere la squadra, non la giudicherò mai più. Bene, allora Mauro, su Dumbia... Quello che ha detto Ronzo sì. è Vangelo. Mauro, su Dumbia so che sei d'accordo perché è andato via, è andato a Livorno, come abbiamo detto, sugli arrivi di Matteo e di Piazza, che sono i due nomi più, diciamo, altisonanti, come la vedi? È un giocatore, non riesco neanche a capire come mai il Foggia se ne sia privato. Perché Di Piazza, specialmente nella partita che ha giocato contro di noi, mi fece venire l'esaurimento nervoso. Perciò voglio dire, no, il gioco del pallone, ci sono quei ragazzi che hanno fatto annate buone e Di Piazza l'anno scorso ha fatto un'annata fantastica. La ripeterà con noi? Non lo so. Io so soltanto una cosa, che Robertino ha in mano una serie di giocatori da plasmare per costituire una squadra. Questa squadra deve essere più o meno sempre la stessa, perché voi, se voi guardate le squadre che hanno successo a livello nazionale e a livello di categorie superiori, hanno delle formazioni standard su cui poi le varie necessità impongono uno o due cambiamenti, ma non che cambi l'impostazione della squadra. Se Robertino riuscirà a creare questo tipo di squadra, cioè una squadra ben definita, non una squadra diversificata in ogni occasione possibile e immaginabile, io sono convinto che faremo bene. Ultima domanda ad entrambi velocissimamente, la società, dopo la delusione cocente dei play-off, la società si è subito ricompattata, è stata allargata anche la base degli sponsor e la campagna acquisti è ripartita quasi immediatamente. Da questo punto di vista bisogna dire che il tifoso del Lecce può stare tranquillo. Guarda Bruno, io sono stato un difensore, forse ce l'ho nella pelle, ma di tutte le società che si sono succedute, perché non è facile fare calcio, lo è ancora di più in Serie C. Allora, ci sono dei ragazzi che ci stanno mettendo dell'oro, cioè nel senso che ci stanno mettendo dell'oro, ma stanno mettendo risorse economiche e anche psicologiche importanti, perché poi trovare i fondi, trovare le risorse non è una cosa così semplice. Una società, una squadra che deve fare un livello di un campionato di vertice in Serie C, ti costa a livello di gestione dai 5 ai 6 milioni e mezzo, e non sono bazzecole.
Sono cose molto... Sei molto contento della situazione. Ma come si fa a non dare a queste persone i meriti? Poi se qualcuno non è contento e dà nella manica lo sceicco arabo o il cinese miliardario, allora io ho sempre detto che sono il primo che va a Brindisi, lo prende all'aeroporto e se lo porta sul collo. Però finché non troveremo qualcuno, e io dubito che troveremo, chi fa calcio deve essere benedetto, dovremmo veramente baciare dove mettono i piedi. Oronzo, se dovesse scendere lo sceicco a Brindisi devi andare con una limousine, altrimenti non viaggiano se non hanno la limousine. Se non hanno la limousine, concludiamo Mauro, stessa domanda, una società pronta dopo la cocente delusione a ripartire subito? Allora, a questi ragazzi bisogna togliersi il cappello e dirgli grazie sempre, perché questi ragazzi hanno veramente dato un contributo di entusiasmo, un contributo di partecipazione, un contributo di tempo e di denaro che noi non ci saremmo aspettati. Perciò questa società merita tutto il rispetto possibile. È evidente che se riuscisse anche a acquisire esperienze più rapidamente possibile, perché questi ragazzi stanno maturando insieme al calcio. Per poter maturare bene, io avevo proposto l'anno scorso, parlando con Corrado, anche con Saverio, gli avevo detto: ragazzi, fatevi dare una mano da qualcuno, un direttore sportivo e un allenatore che faccia crescere la squadra e voi. Può apparire banale quello che dico, ma in realtà è così, perché l'entusiasmo non è che dà maturità, l'entusiasmo dà spinta, dà aire, ma la maturità si acquisisce attraverso... Ecco, quando la società venne Cataldo e prese come direttore generale il Lecce, parlo degli anni miei, il Lecce ne trasse... Lo stesso Iurlano, che era un novizio all'epoca, ne trassero un impulso veramente anche strepitoso. La stessa cosa andava fatta qui. Sarà il direttore generale che hanno preso loro e che mi sembra abbiano confermato all'altezza? Io ho molti dubbi, mi dispiace dire questo, ma ho molti dubbi perché le scelte dell'anno scorso non mi hanno soddisfatto. Può essere che gli errori commessi l'anno scorso quest'anno non si commettano e in questo caso ci toglieremo il cappello davanti anche a Meluso. Però, professore, devo dire, adesso per spezzare una lancia anche due in favore di Meluso, che a me piace, devo dire che l'anno scorso Meluso è ripartito da zero e comunque ha preso 18-20 giocatori con cui ha fatto 74 punti. Quando riparti da zero non è mai facile e automatico che automaticamente, scusate il giro di parole, torni subito a lottare per il vertice. Noi comunque l'abbiamo fatto. Poi è chiaro, qualcosa è stato sbagliato, perché se non si fosse sbagliato qualcosa si sarebbe vinto. Allora, noi ringraziamo Mauro Pantani, ringraziamo l'avvocato Valletta che ha parlato come voce di una parte esperta di tifoseria. Mauro ha parlato come sempre fa, senza peli sulla lingua. Grazie a chi ci ha seguito, ritornate la prossima settimana per un'altra puntata di Tribuna di Forza Lecce, di Sport Puglia. Mi fai sbagliare il titolo della trasmissione. Qui da Checco Pizza, da Lecce è tutto. Buonasera. Buonasera.